10.000 sono arrivati oggi alla processione di protesta senza dubbio dai santuari promossi dopo l'uccisione dei maiali dei cuori liberi di Sairano. Questo è ciò che leggiamo in una nota della rete di santuari degli animali liberi in Italia che, coordinato da Sara D'Angelo, organizzò l'evento. Combatteremo fino a quando non avremo protocolli diversi per gli animali dei rifugi e il massacro di maiali di cuori liberi rimarrà un brutto incubo. Leggiamo, solo allora possiamo pensare di nuovo ai santuari come in luoghi di pace e non luoghi per avere paura. Il giorno dell'evento è stato anche pubblicato un nuovo video in rete sull'uccisione di maiali da parte delle autorità. Le accuse degli attivisti sono anche rivolte a Coldiretti e Fedecaccia, sono i veri principi del massacro di selvaggi cinghiali e maiali nelle fattorie. I manifestanti recitano la nota: venivano con le autobus da tutte le regioni italiane e anche da Francia, Germania, Belgio e Svizzera per partecipare alla grande processione dopo la protesta di fronte al palazzo della regione Lombardia. Un'istituzione che ordinò elle uccidere i maiali del rifugio che sono entrati in contatto con il virus della pasta africana. L'uccisione di massa, definita senza alcuna modestia dal presidente di Coldiretti come un modo per salvare i maiali, non può e non deve essere l'unica misura possibile rivolta a soggetti senzienti sottratti definitivamente dalla logica economica. D'Angelo aggiunto: in effetti, non è un'emergenza sanitaria ma un'emergenza economica che protegge coloro che ti interessano con poche enormi aziende agricole intensive. Come prova di ciò, sempre più veterinari stanno prendendo posizione e si dissociano da colleghi che invece di proteggere la salute degli animali hanno eseguito la condanna a morte dei maiali. C'è anche un'apertura dal punto di vista legale: il Catrame accetterà il nostro appello per ragioni aggiuntive e creerà l'udito del merito. Possiamo ancora avere giustizia per i maiali che sono stati uccisi.